Audio Jungle. Buonasera e ben ritrovati a WISP Sport per tutti. Oggi vogliamo parlare di calcio, parleremo di calcio e parleremo soprattutto della ripartenza del calcio. E lo faremo con Vincenzo Maselli, che saluto, a cui do il benvenuto. Benvenuto Vincenzo. Buonasera Incoronata, innanzitutto volevo ringraziare te per l'invito e la WISP per lo spazio mediatico che ci fornisce. Certo, Vincenzo Maselli è un dirigente della WISP ed è anche il responsabile della Lega Calcio della WISP Abruzzo Molise. Allora Vincenzo, entriamo immediatamente nel vivo di questo argomento. Finalmente si può ripartire con il calcio. Che cosa ci dice a riguardo? Allora, innanzitutto per quanto riguarda l'Abruzzo scinderei le due cose, perché purtroppo per quanto riguarda i comitati di Teramo e di Avezzano per il momento hanno deciso di non ripartire, quindi dubito che lo faranno in seguito. Invece Pescara, dopo, teniamo presente che dalla prima ondata di marzo 2020 ai tempi nostri sono passati 14 mesi in cui abbiamo fatto una sola partita. E quindi la voglia c'è tanta. È chiaro che ci sono anche squadre che ancora hanno paura della situazione del Covid, e ci sono squadre che magari non sono abituate, perché noi in effetti il calcio nei mesi di luglio, giugno, solitamente non disputa tornei, è periodo estivo in cui si va al mare generalmente. E magari ci sono solo qualche squadra che partecipa o alla fase regionale o alla fase nazionale, però quest'anno abbiamo voluto cogliere al balzo l'occasione che ci è stata fornita anche dal Comune di Pescara per cercare di provare a fare almeno un paio di mesi di attività, che sinceramente molti ne hanno voglia. Abbiamo riaperto le iscrizioni lunedì e hanno aderito già un po' di squadre. È ovvio che i numeri non saranno quelli di settembre-ottobre, perché ripeto, ci sono società che si sono dissolte con questa situazione economica, e ci sono società che magari ci hanno detto: guarda, preferiamo ripartire a settembre con un nuovo campionato. Però siamo moderatamente favorevoli. Quindi, Presidente, noi abbiamo due categorie, senior e over. I senior che sono dai 16 anni compiuti in su, gli over 40 che sono dai 40 in su. Consideriamo che fra tutte e due le categorie una ventina di squadre dovremmo farle, e quindi questo ci permetterà, oltretutto, dato il tempo esiguo a disposizione, perché sono solo due mesi e qualche settimana, ci permetterà di fare questo mini campionato che permetterà innanzitutto di attribuire i titoli che sono ormai, sarebbe solo il secondo anno che non vengono attribuiti, e un voto del genere nell'algodoro è brutto, e secondo di poter fare un po' di attività. Abbiamo dovuto applicare tutti i protocolli per poter far sì che si giocasse con l'uso degli spogliatoi, perché è vero che è uscito con DPCM che dal 26 si poteva giocare negli spazi aperti, però non era previsto l'uso degli spogliatoi. Ma per il nostro tipo di torneo, noi non siamo il torneo, non siamo gli amici che vanno al mare e fanno la partitella, è un torneo organizzato regolarmente con gli arbitri e tutto quanto, e quindi ci siamo dovuti accollare tutti i protocolli. Comunque siamo soddisfatti, perché quasi sicuramente o il 21 o il 28 di maggio partiremo con questo campionato, che ci auguriamo che li porterà a termine entro fine giugno, massimo la prima settimana di agosto, anche perché dopo il restante mese di agosto verrà dedicato alle iscrizioni per i campionati della prossima stagione, che
ci auguriamo tutti che, dato che l'epidemia sta scendendo, i numeri stanno, soprattutto a Pescara, stanno sempre migliorando. Le vaccinazioni di massa che a settembre dovrebbero ormai aver avuto luogo, speriamo, insomma, di, non dico di aver sconfitto questo demone che è il Covid-19, ma perlomeno che ci permetta, con le dovute precauzioni, di poter conviverci. Perché alla fine questo è quello che dobbiamo fare. Se stiamo aspettando che tutto cessi e che non ci sia più niente, mi sa tanto che dovremo aspettare altre le future generazioni. Quindi noi, quelli della mia età, ma anche quelli più giovani, abbiamo questa volontà e questo bisogno di ricominciare a fare un po' attività in maniera tale da poter gradualmente ritornare un po' alla volta a quella che era la situazione di una volta. Insomma, la Quindi normalità. Senti Vincenzo, ma in questo anno che è appena trascorso e anche in parte di questo che stiamo trascorrendo del 2021, come avete fatto a mantenere un po' i contatti e soprattutto a tenere vivo l'interesse nei confronti dei ragazzi? Diciamo che per il calcio, che forse è una delle discipline più semplici perché sono quasi naturalmente proiettati i maschietti verso questa attività. Ma voi che cosa avete messo in campo per mantenere viva l'attenzione? allora, io devo dire che sono fortunato che mio figlio Alessandro si occupa del Wisp Magazine, che sarebbe, diciamo, la fonte di informazione di tutto il calcio Wisp. E in questo periodo si è attivato con tanti filmati che avevamo delle gare degli anni precedenti, fino al penultimo anno. Tante iniziative, abbiamo fatto delle riunioni via web con le società, quindi diciamo ad alcune società ci siamo interessati a che prendessero i vari ristori di cui avevano diritto, e quindi abbiamo curato questo contatto con le società. È ovvio che da solo non basta, perché ci sono delle società che effettivamente comincia a diventare complicato gestire. Io capisco anche i dirigenti di alcune società che, a fronte di tutti questi impegni di cui si debbono fare carico, cominciano un po' a gettare la spugna, perché in linea di massima, fatta eccezione per i tamponi che bisogna fare ogni settimana, 2 volte alla settimana, il resto dei protocolli sono gli stessi della serie A FIGC. Sinceramente non è semplice, perché comunque sia possiamo essere qualificati amatori, dilettanti, ma siamo gente, persone a cui piace lo sport, piace stare insieme, e lo pratichiamo appunto per poter permetterci di frequentare anche altre persone. Quindi capisco che qualche dirigente, qualche società si trovi in difficoltà con gestirli ancora in questa maniera. Ci sono molti che dicono: guarda, aspettiamo settembre, perché tanto magari nel frattempo finisce il coprifuoco, ci saranno delle restrizioni meno stringenti, si ritornerà un pochino verso la normalità, e allora, piuttosto che puntare ora in questi 2 mesi a giocare, preferiamo aspettare un paio di mesi ancora e magari a settembre poter ricominciare. Però c'è da dire che ci sono anche altre società che invece la pensano in maniera diversa, e noi a quelle società ci rivolgiamo per poter riprendere questi campionati e almeno dare un vincitore per il 2020-2021, perché se no sarebbe buttato anche questo. Già abbiamo, per forza di cose, buttato a mare quello dell'anno scorso, ci dispiacerebbe buttare via anche questo. Devo dire che le società ci seguono abbastanza. Dopo, chiaramente, la situazione è particolare in Coronata. Penso, noi siamo uno degli sport più praticati, ma anche gli altri sport, la pallavolo, la pallacanestro, la pallanuoto, penso che abbiano un po' più o meno gli stessi problemi nostri, perché comunque sia, chi lo fa per divertimento, a un certo punto, se si deve fare carico di mille problematiche, lascia perdere, perché non lo si fa per scopo di lucro, per incassare i contributi o per il pubblico. Lo si fa per divertimento.
e quindi la cosa comincia a diventare un Senti. po' impegnativa. Io spero comunque, appunto, potendo ricominciare, che questo sia un po' da traino agli altri che magari vedendoci giocare, sempre appartenenti al nostro comitato, riprendono voglia. Devo dire sotto questo punto di vista che addirittura abbiamo già un paio di società nuove che hanno manifestato la volontà l'anno prossimo di venire a giocare con noi. Questo è un segnale ottimo per noi, perché significa che abbiamo seminato bene. Dopo chiaramente il periodo è particolare, non ci sono delle soluzioni facili. Però l'interessante, io dico che prima ripartiamo e meglio è. Questo è il mio modo di pensare. Magari non condiviso da tutti, però io devo prendere delle decisioni e me ne assumo la responsabilità. Certo, assolutamente. Beh, sicuramente quello che hai detto tu è perfettamente corrispondente al vero. Prima ripartiamo e meglio è. Prima abbiamo di nuovo la sensazione di tornare alla normalità. Prima facevi riferimento a due categorie, a due settori, di cui curerete di qui a qualche settimana l'inizio di un mini campionato, che sono gli under 40 e senior. Quale delle due categorie ha risposto in maniera più massiccia al fatto che appunto ci si potesse iscrivere a questo mini campionato e quindi conseguenza aderire? Allora, può sembrare strano perché dovrebbe essere l'opposto, ma chi ha risposto meglio in maniera molto compatta è l'over 40, le persone diciamo un po' più in là con l'età, perché hanno la cultura dello sport e quindi hanno voglia di ricominciare. Ma questo è un trend che va avanti già da qualche anno, non è solo ora è subentrata la pandemia, però già da qualche anno abbiamo una crescita di over e una decrescita di senior, o comunque uno stallo di senior, nel senso che i ragazzi sono più portati ad andare a fare calcetto, andare a fare la partitella fra amici, soprattutto in questo periodo. Allora, quello che mi pongono, il problema che mi pongono spesso con le squadre che vengono a giocare, e dopo è assurdo. Che loro dicono: vabbè, ma se dopo nell'ambito della partita ci sta un contagiato, che succede? Vincenzo? Succede che la PAS contatterà, una volta che contatterà tutti gli elementi che sono inseriti nel gruppo squadra, delle due squadre, e faranno il tampone, ed è ovvio che laddove risultassero positivi li metterà in quarantena. Ma questo sembra quasi che sia un deterrente alle volte, questo è assurdo. Io devo dire: no, vabbè, ma se vado a giocare un'altra parte, se vado a giocare, non so, a un campo privato, una partitella fra amici, là non mi chiedono niente, non devo fare niente. E io vi spiego: guardate che questa è una tutela vostra. Cioè, pure noi potremmo dire: ma chi ce ne frega, giochiamo e amen. Non lo possiamo fare perché comunque è una questione etica, ma lo facciamo per voi, perché nel senso che se qualcuno rischia di poter essere contagiato, è giusto che si sappia subito, salvaguardia la vostra salute. E certe volte viene visto come un deterrente, dice: vabbè, ma la rischio, dopo non posso andare a lavorare. Oggi è chiaro, cioè, oggi come oggi, un minimo di rischio, qualche cosa, qualche responsabilità ce la dobbiamo prendere tutti. Dopo chi non se la sente sta a casa, no? Non è che noi non obblighiamo nessuno. Tra l'altro, in coronata, scusate, proprio in funzione di questo, quando siamo ripartiti, abbiamo deciso di ripartire con i campionati, abbiamo specificato che le società, siano esse senior o over, che decidevano di non continuare, non avrebbero preso né penalizzazioni economiche né penalizzazioni di titolo sportivo, nel senso che noi per esempio abbiamo senior serie A e serie B, over 40 serie A e serie B. Non è che se una senior A o over 40 A rinuncia al proseguimento del campionato viene retrocessa automaticamente in serie B. No, l'anno prossimo ripartiremo grosso modo con lo stesso format, sperando chiaramente che i numeri ce lo permettano, e quindi abbiamo salvaguardato tutti. Va Alle bene. volte ci pongono questi quesiti che sembra quasi che forse è meglio essere un po' sciagurati all'acqua di rose che non precisi e puntuali. Però io devo dire che Alberto Siamo in Carusi, chiusura, Vincenzo, devi stringere. ringrazio, e comunque anche il nuovo Silvio Luciani, l'amico Silvio Luciani,
ci hanno insegnato un'etica ben diversa da quella, cioè bisogna essere corretti, perché la correttezza paga, e questo è il Certo, problema. certo. Vincenzo, scusami se ti tolgo la parola, però abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Quindi io ti ringrazio per essere intervenuto, aver partecipato. Ringrazio i telespettatori e gli amici che ci seguono sempre da casa e li lascio con l'appuntamento alla prossima settimana con una raccomandazione. Praticate lo sport e ricominciate a praticare lo sport anche se in sicurezza. A presto. Audio Jungle. Audio Jungle.